short live stream tomorrow. If I'm sick like that, I will just, you know, take the day off. Off. Because I never stream on Friday and Saturday. So it would be extra. But. Yeah, I'm putting antihistamine in my eyes, but still, like, this is normal. This is super red. I'm so sorry. Don't look in my eye. And I have to record tonight for YouTube. But anyway. Lo dico anche in italiano. Appunto, ho una forte allergia oggi agli occhi, come potete vedere. Quindi la live è particolarmente buia, specialmente per voi di Twitch, per questo motivo. Non so quanto riuscirò a durare in live, però cercherò di fare le mie solite 3 ore e mezza. Ho tipo un'allergia fortissima, tra l'altro ho anche la gola super secca, quindi credo che sia allergia proprio. Ho messo il collirio antistaminico, non ho avuto prurito, niente, però appena ho messo le lenti Damn, on TikTok it's so super bright. Super bright. So, yeah. Let's get started. Questo è periodo di raffreddori, infatti allergie, cose di questo tipo. Io poi ci soffro tantissimo e mi porta mal di testa, è veramente brutto. Scrigno dell'hype, apri, vediamo. Oh, chill girl. Non so se lo vedete pure voi. Ah, devo condividere. Ok. Thank you, Chris. So, live stream on Twitch as well. So if you wanna join the Twitch chat, just follow me on there too if you want to. If you have Amazon Prime, you can sub for free to my Twitch channel. And if you don't have Amazon Prime, you can sub both on TikTok or Twitch to support. Sono anche troppo scura stasera questa vaga, anzi mi metto più indietro così si vede meno, anche che sto male. Avete, vi risparmio questo spettacolo. Devo mettermi, sono più vicina su TikTok poco. Ok, spray it a little bit on me.
Ciao Sor. Allora, questa profumazione è tipo fruttata gourmand, quindi golosa, sa di pesca e qua dice anche mirtilli, quindi sì, è proprio fruttatissima, sa di shampoo per i capelli, tipo quando usi l'ultra dolce ha quell'odore buonissimo di pulito, ma non il pulito che ti dà la nota del muschio, un pulito che ti dà il fructis, l'ultra dolce, quindi qualcosa bello fruttato e molto dolce. Faresti un air tracing con i nomi? Lo faccio quando le persone si abbonano. Questo è di Victoria's Secret, ma l'ho comprato molti anni fa per la collezione di Natale. Si chiama Champagne Petals. Petali di champagne. Un ragazzo no, questo profuma proprio di ragazza, ragazza estremamente giovane anche. Ci andrebbe bene anche su mio nipote questo profumo, per dire. Bonsoir, Nekasi. Ma allora qua ho tutta la collezione. Quando uscì questa collezione ero proprio della serie esco pazza. Così ho comprato tutti i profumi che avevano sul sito di quella collezione. Avevo anche i Bombshell. Però non mi ha fatto impazzire. Poi comunque era coinciso col periodo pre-Covid, quindi non è che potevo usarlo più di tanto stando in casa e quindi poi non lo usati più. Quale profumo consiglieresti di regalare a un ragazzo? Allora, io non consiglio di regalare profumi. Al massimo, gli regali un buono in maniera tale che lui o lei è libera di scegliere il profumo che più le piace. Perché il profumo è una cosa estremamente personale, ciò che piace a me, per dire, non è detto che piace a te. Quindi profumo, a meno che sai che gli piace un profumo in particolare e glielo ricompri, allora è diverso. No, l'influenza è un'allergia molto.